Pari senza gol tra Virtus Lanciano e Spezia. La squadra di Roberto D'Aversa dopo lo stop di Modena offre una buona prova al cospetto dell'11 Ligure, che arriva al biondi forte di tre vittorie consecutive. Una serie che la Virtus ha interrotto, anche se è mancato il colpo del KO. D'altro canto, lo Spezia ha dimostrato una certa solidità, e nel complesso il verdetto di parità si può considerare giusto. Virtus senza piccolo e con aridità in panchina. Spazio a casa dei tre pari. Zeduardo in mediana. La novità del tridente è Di Matteo. Spezia senza Della squeva. Birizza preferisce Cianagia e Calaiò ad Acampora e Nenè. Già dopo pochi secondi Ferrari prova dalla distanza ma non impensierisce Cicizzola. L'inizio della Virtus è positivo nel contesto di un primo tempo giocato a buon ritmo dalle due squadre. Le occasioni non mancano. Il tiro cross di Mammarella dopo l'appoggio di Dicecco viene deviato in corner. Si sveglia lo Spezia e a metà tempo per poco sono dolori per la Virtus. Scitum lavora un buon pallone sulla destra e scarica per Cianagia che a sua volta appoggia per la corrente Brezovic che di precisione cerca l'angolo lontano e trova. La base del palo. Sempre pericoloso il centrocampista croato col vizio del gol, ma la Virtus c'è. 26esimo Pucino ruba palla, scambia con Di Matteo e va al Cross. Ferrari incorna centralmente. Cicizzola blocca. È il momento migliore per il Lanciano. Un minuto dopo, Zeduardo inventa e mette Ferrari davanti alla porta. Il centroavanti esita troppo e Cicizzola chiude lo specchio e respinge. A fine tempo, lo Spezia replica con un'altra ghiotta chance. Cambio di fronte di Catellani contro Cross al volo di Shetum. Cianagia Batte a colpo sicuro ma trova la gran risposta di Casadei dalla corta distanza. Nella ripresa cade di meno. Lo spettacolo cala di livello. Martic, dopo pochi minuti, spara alle stelle. Pericoloso lo spezia con l'azione di ripartenza rifinita da Calaiò per il rimorchio del solito Brezzovecce che pregusta il gol ma trova l'opposizione di Aquilanti. A metà tempo, altro rischio per la Virtus. Aquilanti perde un pallone su cui si avventa Calaiò. Bacinovic interviene da dietro ma Baracani di Firenze non fischia un penalty che sembrava esserci. La Virtus scampa il pericolo. Inizia il turbillon di cambi che non porta a mutazioni nella gara. Dalla panchina c'è Crecco che però conclude alle stelle, ed è anche l'ultima azione degna di nota: finisce 0-0 con una Virtus che fa passi in avanti nella prestazione rispetto a Modena, ma che continua a peccare di incisività. E domenica, trasferta molto ostica a Bari. Non si può sempre vincere, anche non meritiamo vincere. Sì, noi entriamo nella partita con l'atteggiamento giusto, penso che prima mezz'ora non siamo stati sul campo e abbiamo dato tanto spazio a a Lanciano che ha meritato di più in questi 30 minuti. Dopo siamo rientrati con due occasioni, il secondo tempo siamo stati più stabili, più, più vicini all'avversario, abbiamo dominato la partita e controllato la partita, però si può dire che, che al fine eh, è un risultato giusto. Come ho detto adesso in, in conferenza stampa, dando questi rigori come queste o no, noi staremo lì lottando per, per i primi posti della classifica, siamo abituati. Sì, credo che oggi la squadra abbia fatto un'ottima gara, sotto l'aspetto della prestazione non gli posso rimproverare niente, è chiaro che stiamo raccogliendo meno di quello che meritiamo secondo il mio punto di vista, e però eh, bisogna considerare che di fronte abbiamo una grandissima squadra attrezzata per... Per vincere il campionato e quindi dobbiamo essere soddisfatti di questo e continuare su, su, sul lavoro sulla strada che stiamo, che stiamo facendo. Credo che se, se, ci, se ci fosse una squadra che magari meritava qualcosa di più ai punti, soprattutto per la mezz'ora del primo tempo, credo che era proprio il Lanciano, è chiaro che poi loro hanno preso un pau una situazione da un tiro fuori aria, hanno avuto un'altra ripartenza dove è stato bravo Angelo, però se si va a considerare le occasioni da reti, e soprattutto per quello che si è fatto il primo tempo ma anche qualche volta. Sporadicamente nel secondo tempo, penso che ai punti, se c'era una squadra che meritava, era, era lanciato.